siamo in zona SIC e come vedete qua in fondo ci sono dei lavori di scavo enormi che stanno interessando tutta la zona. La zona sito di importanza comunitaria che secondo le leggi europee non dovrebbe essere edificabile se non in determinate condizioni. Invece qui in Italia basta fare una cosa simile e vediamo che il signor Renzo Passerini di Bedollo, praticamente Trento, ha avviato una procedura di demolizione con ricostruzione e ampliamento su diverso sedime di un edificio residenziale. E praticamente in questo modo si potrà costruire la sua villa, il suo villaggio, magari vista lago, scavando, deturpando tutta la zona SIC delle colline qua proprio esposte sotto, qua c'è l'area della Bre, qua sopra, un'area incantevole, e hanno chiuso persino, guardate qua, il sentiero che porta giù verso il paese di Torri, praticamente, un'area temporanea, sospensione dell'uso turistico ciclopedonale. Allora, noi di fronte a questo ennesimo scempio di cui avevamo fatto vedere qualche immagine tempo fa, quando la zona era accessibile, adesso per motivi di sicurezza non entriamo nel cantiere, di fronte a questo ennesimo scempio chiediamo al sindaco Stefano Nicotra, dopo quello delle sorte, che ha dato benestare a una struttura di 12.000 metri cubi in zona vincolo ambientale panoramica, chiediamo con quale autorità si possa fare una demolizione, una ricostruzione di una zona così delicata, con la flora protetta da diverse leggi, oasi di fauna e protezione della flora, sito di importanza comunitaria. Chi ha dato questo benestare a fare questi lavori in una zona così importante, tant'è che il cantiere rimane attivo, è attivo da diverso tempo, è praticamente più di un anno. E chiediamo, si è chiesto il parere preventivo alla sovrintendenza di Verona, se ha tutte le carte in regola per dare questi permessi a costruire, che sono in zone così di alto livello ambientale, dove le piante sono state tagliate, stravolte e sono create montagne di terra, sperando, confidando che questo sistema non si autogeni da solo e nessuno venga a controllare ancora per l'ennesima volta il sindaco gabellatore che dà le multe per 50 all'ora, mentre in zone così alto pregio fa quello che gli piace e fa comodo anche attraverso permessi dati dagli uffici suoi competenti, che a mio avviso, a nostro avviso, in questo modo diventano incompetenti, deturpando una zona di rilievo ambientale enorme.